Tra le gare più intriganti della giornata nel torneo di C1 figura indubbiamente quella messa in scena al Pala Santa Filomena di Chieti, dove i padroni di casa del Minerva ospitano i cugini del Città di Chieti in un derby a tutti gli effetti che stavolta mette in palio punti pesanti per entrambe per i discorsi d'alta quota. I minervini del presidente Dintino infatti puntano a confermare il buon momento e a salire ulteriori posizioni nella griglia playoff, dove staziona anche la truppa neroverde, che può fregiarsi del titolo di vice capolista virtuale alle spalle dell'Atria Team, ma al netto del recupero di quest'ultima con lo Sport Center Celano previsto per il prossimo 30 novembre. Le due squadre teatine, legate da amicizia e da rispetto reciproco, non possono guardare ai sentimentalismi, ma badare entrambe al sodo per perseguire i concomitanti ambiziosi propositi stagionali. L'ingresso in campo delle due squadre, accompagnate dai ragazzi dei rispettivi e floridi settori giovanili e il folto pubblico che assiepa le tribune dell'impianto, sono la testimonianza palese dell'importanza dell'attesa stracittadina. Come previsto, il derby inizia subito all'insegna del grande equilibrio. Anche se i gialloblu di mister Marianetti sono più propositivi nelle battute iniziali, con Di Nardo protagonista in due occasioni. Nel primo caso De Luca si salva con la collaborazione di Toto e poco dopo evita guai peggiori grazie alla mira del numero 9 di casa, che non inquadra il bersaglio. La prima incursione significativa del quintetto neroverde arriva grazie a Iezzi, che calcia dalla distanza, ma la sfera viene abbrancata in scioltezza da Ambrosini. Il Minerva torna dalle parti di De Luca con Capitan Ciccotosto, che prova ad approfittare dell'errato disimpegno dello stesso Iezzi. De Luca è attento ed evita guai peggiori con l'aiuto di Toto. Al 24esimo gran siluro di Columbaro, che termina sopra i legni di Ambrosini. Il numero 8 del Città di Chieti si ripete anche al 27esimo. Stavolta Ambrosini è reattivo per smorzare la girata in area dell'avversario. Il Chieti comincia a prendere il sopravvento ed è infatti protagonista di altre incursioni dalle parti di Ambrosini prima dell'intervallo. Al 28esimo Iezzi è protagonista di una gran giocata che lo porta alla conclusione, che impegna severamente l'estremo di casa. Neroverdi ancora protagonisti al 29esimo con Pica. Gran diagonale per lui sugli sviluppi di un tiro d'angolo di Capitan Nucilli. Ambrosini è reattivo. Quest'ultimo, costretto ad abbandonare temporaneamente il proscenio per un infortunio di gioco, cede il posto tra i pali a Di Felice, che prima dell'intervallo soccombe alla battuta di Pica, che permette al quintetto neroverde di chiudere il primo atto in vantaggio di misura. I padroni di casa riaprono i giochi con il chiaro intento di rimettere il risultato in carreggiata. Di Nardo, come al solito propositivo, è già col piede caldo a pochi secondi dal riavvio dei giochi, si libera alla conclusione e poi cerca in qualche modo di infilare De Luca, che riesce a salvarsi con l'aiuto dei suoi compagni del pacchetto arretrato. Poco dopo Dell'Oso cerca di far male su palla inattiva, ma De Luca si difende. Parentesi neroverde con la caparbia iniziativa di Della Valle, che vince una serie di rimpalli, si porta in zona tiro ma viene arginato dalla provvidenziale uscita di Ambrosini. Momento in agrodolce per il numero 5 del Città di Chieti, che al 33esimo è costretto ad abbandonare il proscenio dopo il secondo giallo ricevuto. In questo caso il provvedimento arriva dopo l'intervento falloso ai danni di La Rovere. Rosso per Della Valle e Minerva, che può beneficiare di un tiro piazzato e della momentanea superiorità numerica prontamente sfruttata, visto che sul conseguente calcio piazzato l'appoggio di Dell'Oso è per Di Nardo, che trova l'angolino alla destra di De Luca. Ma il Città di Chieti non demorde e poco dopo torna a condurre grazie a Columbaro, che direttamente su palla inattiva trova lo spazio per bucare la barriera giallo-blu e sorprendere Ambrosini. Minuti finali concitati, sale la tensione e il Minerva riesce ad agguantare il nuovo pareggio in un'azione aspramente contestata dai neroverdi di mister Di Muzio. È Di Nardo a firmare il pareggio con un tocco da distanza ravvicinata, ma il Città di Chieti protesta per un precedente fallo di Cornacchia, già ammonito ai danni di Petaccia, non fischiato dai direttori di gara. Il sorpasso del Minerva è servito dallo stesso Cornacchia con un gran destro dalla distanza, che carambola dapprima sul palo e poi termina la sua corsa in fondo al sacco per il classico gol dell'ex, che regala il derby al Minerva. Simone Di Nardo, l'uomo del derby, erano alcuni anni che il Minerva non riusciva a battere i cugini del Città di Chieti. Oggi era una gara molto sentita e vi siete aggiudicati questo derby in rimonta grazie anche a due delle tre reti complessive messe a segno da te. Sì, era assolutamente importante dare un segnale al campionato, un segnale a noi stessi. Vincere il derby ti dà quella spinta in più, quella carica per affrontare poi le partite successive. Sono molto contento. Un'atmosfera caratteristica del derby, anche a livello di nervosismo e di tensione in campo e sugli spalti?
Beh certo, il derby è sentito, soprattutto due squadre della stessa città che militano da tempo nella stessa categoria. È uno spettacolo bellissimo, il pubblico, e non lo avevamo da un po' di tempo, un po' di anni. Per noi giovani è una carica, una forza immensa. Una presenza massiccia anche con il settore giovanile che vi contraddistingue sia voi che il Città di Chieti. Assolutamente, siamo due società che coltivano fin da bambini la scuola calcio, cercano di far crescere nel miglior modo possibile i ragazzini per poi mettere in pratica da grandi quello che si impara da piccoli. Dopo il tuo secondo gol, una curiosità, c'è stata un po' di tensione in campo, probabilmente l'arbitro non si era accorto della tua cacciata di maglia e quindi ti doveva ammonire. Sì, no, alla fine il giallo l'ho preso e sono stato io a dirlo, volati insulti alla tifoseria ospite, vabbè, è normale insomma, però ci prendiamo tutto e ci prendiamo anche 3 punti. Mister Marianetti, avete vinto anche contro la cabala negativa degli ultimi anni, perché era sempre il Città di Chieti ad avere la meglio in questi derby. Sì, è così. Oggi abbiamo vinto una gran bella partita, però mi sento di fare i complimenti a tutti, perché rivedere il Pala Santa Filomena pieno, soprattutto con tanti ragazzini, è stata veramente una festa per il calcio a 5. Poi ovviamente il risultato ci ha anche dato ragione, sono contentissimo, però mi sento di fare i complimenti al Città di Chieti, al mio amico Fabiano e a tutta la società, perché loro sono una società organizzata con un'eccellente scuola calcio e fanno tante attività di calcio a 5. Soprattutto oggi abbiamo dato una dimostrazione di rispetto importante, perché lo sport deve prevalere sempre e non sono retorico. Oggi era una gara molto sentita, il pubblico è tornato quello dei tempi d'oro del futsal teatino, e poi era un derby dove le due squadre dopo molti anni lottano entrambe per i piani alti. Sì, bella partita importante, sapevo che era equilibratissima, perché loro sono un'ottima squadra, giocano bene, organizzati, e noi ce l'abbiamo messa tutta. Alla fine siamo stati un po' più fortunati, perché abbiamo fatto un gol in più, e quindi va bene così, sono felicissimo e faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi più delle altre volte sono state più squadre del solito. Mister Di Muzio, la parte delusa di questo derby, anche se ad onore del vero la tua squadra meritava forse anche qualcosina in più, il pareggio almeno. Guarda, io vado un po' controcorrente, sinceramente da allenatore non posso essere deluso dalla mia squadra. È una squadra che, basta vedere la distinta, costituita da 2005, 2004, 2003, hanno giocato una partita secondo me stratosferica e in un palcoscenico bello che personalmente mi ha ricordato tantissime emozioni da giocatore in campo. Penso sia stato uno spettacolo bello, sono felice di aver visto nella mia città finalmente un palazzetto pieno, tanti bambini a vedere la partita. Naturalmente ci aspettavamo una fine diversa, io personalmente penso che, non me ne volere, avremmo meritato veramente la vittoria. E l'unico appunto che posso fare ai miei ragazzi, forse qualche ingenuità a livello di, diciamo, di gioventù, peccati di gioventù, tipo la seconda ammonizione di Della Valle, però ripeto, da allenatore sono soddisfatto della mia squadra. Una classifica che comunque vi sorride lo stesso nonostante la sconfitta. Sì, ma noi, io la classifica la guardo poco, so che siamo lassù, ma so anche come è costituita la nostra squadra, le difficoltà che abbiamo e soprattutto il progetto della società, che non sono frasi fatte, ma non è quello di vincere, perché altrimenti si potevano prendere, penso, altri giocatori, anche io, Fabiano Di Muzio, poteva fare un altro tipo di scelta. Il progetto della società è quello di far crescere i ragazzi e di permettere a questi ragazzi di giocare partite come quella di oggi. E il Minerva può rimanere stabilmente nei piani alti? Secondo me assolutamente sì, è una squadra attrezzata, io l'ho detto in settimana ai miei ragazzi, forse anche senza forze, più attrezzata di noi, perché se tu nelle tue fila hai giocatori che possono tranquillamente giocare in due categorie superiori, Cornacchia, Dell'Oso, oggi mancava Cesar, comunque ragazzi già tra virgolette affermati, non giovani come i nostri che devono ancora maturare, ragazzi che comunque danno freschezza, danno movimento
ma già giocatori. Quindi io credo che il Minerva possa quantomeno giocarsi le carte playoff, ma senza problemi proprio.